Emergenza siccità nella regione Marche. La regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità per l'agricoltura. Dal punto di vista dei fabbisogni, invece, fino ad oggi l'unica emergenza è stata segnalata per alcune zone della provincia di Pesaro Urbino. Pescara, i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato a Pesco Sansonesco, nella zona del cimitero. Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni. Un Canadair e un elicottero stanno supportando i vigili del fuoco. Il sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, sta per firmare un'ordinanza che vieta di lasciare le biciclette fuori dalle apposite rastrelliere per il momento sul lungomare nord della riviera. Chi non osserverà la normativa verrà sanzionato con il sequestro del mezzo da parte della polizia locale. Teramo, un 28enne minacciava la moglie di morte e la picchiava di fronte ai 3 figli minorenni. Il GIP del Tribunale di Teramo ha emesso un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento all'abitazione familiare e al luogo dove lavora la donna. È stato organizzato un contest dall'associazione PDA Shopping Center. Chi si scatterà un selfie con il proprio negoziante di fiducia e otterrà il maggior numero di like vincerà 2 weekend, ognuno valido per 2 persone. Il concorso inizierà il 31 luglio e si concluderà il 15 agosto alle 15. Il Marti Book Festival torna per 8ª edizione. La manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Martin Book e dal Comune di Martinsicuro porterà in città momenti di cultura, arte e musica. Autori provenienti da tutta Italia presenteranno le proprie opere da giovedì 27 luglio a sabato 29 luglio in diverse location.